Puoi andartene un secondo, per favore? Sì. Vado a comprare qualcosa da bere e... Dai, sì, benissimo. Ti accompagno. No, 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 puoi farlo da solo, sì, no? Sì, 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 sì. Parliamo? Non ti sembra che sia già una specie di fumetto? Perché non no, la smettiamo? No, no, è meglio continuare. Senti, questa sera c'è un addio al celibato, ma io non ci vado perché voglio uscire con una ragazza. Che faccia tosta. Ci sono cose che non vuoi vedere e ora mi dici che esci con una ragazza. No, 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 quella ragazza sei tu. Hai sbagliato porta? No, non ho sbagliato porta. Vattene, per favore, ho un sacco di cose da fare. No, no, ma oggi io e te dovevamo uscire, o l'hai dimenticato, non ti va? No, io non vengo, perché non chiami Melody? Il numero ce l'hai, no? Mar, questo riguarda noi. Lasciamo stare Melody e Simone per una volta, usciamo noi due. Perché? Per parlare. Vai da uno psicologo, scusa. No. No, beh, io non volevo farlo qua e in questo modo. Però, beh, se proprio non ho scelta. Come ti ho già detto prima, abbiamo un problema. Hai? Abbiamo. Tu sei tra Simone e me. A Simone tu piaci ed è il mio migliore amico. Mi sembra che l'equazione non torni. Invece tornerebbe se tra te e me non ci fosse niente. Cosa che non è. Per te. E anche per te. Perché è chiaro che tra noi due... continua ad esserci qualcosa. E allora se... Allora? Allora, se continuiamo a provare qualcosa, perché non torniamo a stare insieme per vedere se funziona? Dici di riprovare? Sì. Tu che dici?